Ad un mese dalla sua morte, ecco il primo Berlusconi Day di Napoli, un'occasione di confronto con il convegno Berlusconi, Leadership, Potere, Popolo, che si è tenuto nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Quasi 4 ore di dibattito con un parterre bipartisan che ha richiamato l'attenzione di un centinaio di persone, dal sindaco Gaetano Manfredi agli ex governatori Antonio Bassolino e Stefano Caldoro, dal senatore e commissario cittadino di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli al consigliere regionale e numero uno della Lega a Napoli Severino Nappi, ad esponenti storici della sinistra napoletana e nazionale come Umberto Ranieri e Claudio Velardi. A sorprendere però è l'assenza proprio di esponenti di Forza Italia, ma il coordinatore regionale degli Azzurri Fulvio Martusciello precisa che Berlusconi sarà ricordato con il grande evento nazionale che si terrà a Pessum il 29 settembre, giorno del suo compleanno. La giornata è stata caratterizzata da ricordi e analisi, da sinistra e da destra. Ascoltiamo Stefano Caldoro e Antonio Bassolino. Ho lavorato con lui per un periodo quando ero ministro, ho lavorato anche giornalmente, quindi ecco quello che posso ricordare di Berlusconi, che spesso è stato ricordato ingiustamente, ecco, posso aggiungere per quelle che erano le cosiddette sue distrazioni, che non gli hanno perdonato in nessuna maniera. Berlusconi è uno straordinario lavoratore, era una persona che lavorava tantissimo, dalla mattina alla sera, con grande produttività, perché non ripeteva mai le cose, era una persona che era in grado, ma non peraltro ha costruito quello che ha costruito nella sua vita, e aveva sempre, ecco, questo sì, e il richiamo che lui faceva, il senso dello Stato, della scelta giusta per il Paese. Politico, imprenditore, uomo delle televisioni, e tutte e tre queste cose sono legate assieme. E lui è stato un protagonista di primo piano e bisogna guardarlo in modo giusto, non demonizzarlo come a volte la sinistra ha fatto sbagliando e non beatificarlo come a volte la destra a volte o spesso ha fatto sbagliando. Bisogna vedere il suo rapporto con il paese reale, il ruolo che ha avuto in dubbio e anche errori che ha fatto.